Aida Jespica è volata a Miami per riabbracciare finalmente il figlio. Non si vedevano da 2 anni e mezzo e adesso la modella si è presa del tempo da condividere solo con lui. Aaron, nato dalla relazione con l'ex calciatore Matteo Ferrari, ha 13 anni e vive nella lussuosa città della Florida con il papà. Prima il Covid, poi il visto che per problemi burocratici tardava ad arrivare, Aida è riuscita a raggiungere il figlio soltanto adesso. Il loro abbraccio in hotel è stato commovente e ora madre e figlio stanno trascorrendo tutte le giornate insieme. Solo loro due, per recuperare il tempo perso. Su Instagram alcuni momenti, dai risvegli alle coccole, cene romantiche, chiacchiere, risate. E mamma Aida non si tira indietro neanche in sala giochi, dove si diverte come una ragazzina insieme al suo Aaron. La modella aspettava da tanto questo momento e in un'intervista rilasciata a Today lo scorso aprile aveva rivelato di aver sofferto di depressione postpartum, superata proprio grazie all'amore smisurato per il figlio. Mi sono separata dal mio compagno 1 mese dopo il parto e trovarmi con un bambino così piccolo da sola non è stato semplice. Però era proprio lui a darmi l'energia e la carica. Non ho rimorsi perché è per mio figlio che ho reagito. C'erano momenti in cui piangevo senza motivo. Avevo l'ansia, mi mancava il respiro. Non volevo farmi vedere così da Aaron, i bambini anche se piccoli lo sentono, e piano piano per fortuna ne sono uscita. Ora i rapporti tra Aida Jespica e Matteo Ferrari sono distesi, ma la separazione è stata brusca oltre che dolorosa. Fino ai 7 anni il bambino ha vissuto in Italia insieme alla showgirl. Dopo una truffa che l'ha lasciata senza soldi, però, Aida ha deciso di lasciare Aaron a Miami con il padre, per permettergli di continuare a frequentare le migliori scuole e garantirgli una vita serena.